have you jogging with the clothes while your balls full of ping pong. Ma sei tu? How sì. I love it, sucky font e ballon made me sing a song. Ciao, sono la Belle. Scusami, ma non eri Veronica? No, sono la Belle, ti sbagli. Ma non eri Altea, poc'anzi? No, ti sbagli, sono la Belle. Siamo tornati, 90 l'ora che suona, c'è Peter in console, Melody Castellari, ospite quest'oggi. Sta cantando e ascoltando i suoi vinili, i suoi dischi. Su questo disco salutiamo Morris Capaldi, Madras. Ciao. Sulla mano. La parte in francese te la ricordi? Ma va. Qua. Vero? Guardalo il vocino. A me ricordava un po' l'ispettore Gadget. Bravissimo, è vero. Ma solo a me. È vero, è vero. Ma solo a me ricordano queste cose. No. Questo suono di mistero. Sì, 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 molto... Thriller. Thriller dell'ispettore Gadget. Puoi capire che thriller, però... Oh, siamo partiti dai cartoni animati. Si torna sempre lì, eh. Come fa? Ping, ping, pong, sing, sing my song. Ping, ping, pong, sing, sing my song. Il vocino. All that we're living together, I still want to play. You're my memory, we should dance, there's no more reason why. Jam your right. Questo basso cosa... perché il basso era proprio di Madras. Ecco, il disco lì era Voodoo Rave. Qua finisce la puntata di Mr. Gadget, di Ispettore Gadget. Sempre su etichetta New Music International. Beh, ragazzi, io e Pippo abbiamo una storia lunghissima di anni. Ma tu non hai fatto storia come Gloria Gaynor, eh? No. Ciao Gloria, che Gloria è una cara amica. Grande ascoltatrice di 90 all'ora. A tutte le puntate registrate di Sgamo. Ah, però. Vabbè. Mettiamo i follow up. Ho imparato da Ain Lee. Il follow up, però è belli, ragazzi. Ti ha bacchettato, lo so. Porca miseria. I only think that it could bring joyful moments here. Senti che voce. Mon amour artificial. Moi je le passe qu'il n'a pas de gars. Un po' tra Jules Taxi come voce, Vanessa Paradis e, ma cosa ti hanno e fatto? Cristina D'Avena. Ma perché? Cioè un mix inquietante questo. Era il follow up, perché la V non si deve dire. Follow up. Plastic Dog. Non è Patty, ma è solo la Belle. Solo la Belle.
Questa la capiranno in tre. Però chi la capisce vince qualcosa, dai. Cosa ha vinto? Non lo so. Moi je le tiens avec moi, I don't wanna. Qua però è delle top di. What the fuck? Vai bambino, prendi il. Vai col codino. Ecco il bambino con la maglietta rossa. Bravissimo. Stai vedendo un cretino ballare, eccomi. È una cretina vicino, cioè non è che. Devo dire. Io posso parlare per me. Beh, io parlo per me, infatti. Devo dire, insomma, non sono mai stata una grande ballerina. Tra però l'altro. È importante che ci stiamo divertendo, ragazzi. È una puntata veramente molto molto bella. Di base è la chiave del successo, divertirsi. Ci dobbiamo sempre divertire e spero che stia arrivando anche a voi, ascoltatori di casa. Non può essere altrimenti con Plastic Dog che passa. Molto frivolo, ti fa passare tutto. Se hai qualche pensiero negativo con questo disco, via. Via, senti che autotune. Qua già c'è un po' di ritmo di Bumblebee naive. È vero, è vero. È vero? E perché stavo sì, dicendo sì. Questo? Perché il link è col prossimo disco che ha proprio le sonorità, quelle che di Bumblebee. Ignoro perché paura. I Guns N' Roses muti. Veramente stavo sentendo. I Guns Axel Rose proprio. Bello, perché basta cambiare una nota, una, non di più. Ciao Farina, ciao, grazie, è stato ciao, un piacere. Mauro. Ciao Mauro. Mauro non mi chiamerà mai più, lo sai. Sandy! In heaven questa, molto in heaven. Howzy, senti qua. 90 all'ora c'è Melody Castellari con noi. More stress, no more stress, never stress. Direi leave me alone. Come diceva la buona Noemi. Chi? Ma sì, quella che è venuta prima, Noemi. Look around and you will see. Love and fear will set you free.
cosa abbiamo scoperto leggendo i crediti? È che questo pezzo l'ha scritto, credo il testo abbia scritto la nostra amica Natalie Arts. Dei Sound Lovers. Natalie. Ciao Natalie. Io dico Natalie. Natalie? Sì. Io la chiamo Natalie. Però secondo me va bene uguale. No. Lo sai perché? Perché quando ho fatto un'intervista la prima volta e fa: Peter, lo sai che lo pronunci bene? Perché la, l'accento va sulla I. Natalie. Natalie. Ah. Allora ti chiamerò anche io così adesso. Natalie. Natalie. E ovviamente ci siamo sentiti già su WhatsApp con Natalie, ovviamente ci siamo salutati durante la pausa pubblicitaria. Natalie sarà anche lei molto presto qui a 90 all'ora. Rallentiamo il nostro ritmo. Era My Sunshine di Captain Joy. Joy, 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 joy. Sto cercando di sbirciare, ma non so più. Il prossimo è questo qua. E finché non finirà il disco non sapremo come si chiama. Perché va avanti così mezz'ora e poi alla fine dice una roba, no? Cioè una frase cantata. Perché è sulla stessa casa discografica di Axia. Ok. Ma su Axia hanno scritto almeno qualcosa. Hitland qui non ha scritto niente. Ma non sappiamo il titolo proprio. Io non so se me lo ricordo, eh. Questo era il pezzo misterioso. Come è Burning Flame? Burning Flame. Abbiamo scoperto il titolo. Burning Flame, ragazzi. Tra poco scopriremo anche il nome del gruppo o della cantante, chi lo sa? Ma come c'è dietro? Sei fuori. Molto 80 questa però. Questa mi sembra denaro. C'è una roba denaro, lo vedo che canta. To meet you. No, made you cry, no. Roba seria. Sai che io pensavo fosse una cover delle Bengals, di Burning Flame delle Bengals, invece no. Burning Flame, Burning Flame. Le Bengals mute proprio. Zitte, un po' come Guns prima. Zitte. Adesso spegniamo il disco, vediamo il titolo e poi andiamo in pubblicità, dai. Ci sto. Stacca tutto brutalmente. Guarda. Allora andiamo a guardare. Allora, questa è Burning Flame. No, no. 9:30. Ah, 9:30, la famosa canzone 9:30, chiara. No, Burning Flames, guarda, c'è scritto. No, dico 9:30 featuring Miss DJ V. Ciao, sono Miss DJ V, l'amica di quella che è passata prima. E ci sentiamo tra poco, nel frattempo andiamo a capirci qualcosa anche noi di questo 90 all'ora, Melody Castellari, Peter, cioè vabbè, ok. Tutto chiaro.